Innanzitutto la crescita degli espositori, la crescita dei paesi che partecipano a Linea Pelle e quindi la crescita dell'interesse internazionale. Queste sono le novità proprio commerciali che noi avvertiamo e che ovviamente che ci rendono ottimisti per il 2016. Poi ci sono le novità di natura più tecnica, come le tendenze moda che sono tendenze moda riguardanti la primavera estate, quindi rivedono un ritorno del pastello, ma sempre una sottolineatura del prodotto naturale, quindi pellame più naturali. Insieme a Dece abbiamo portato questa espressione di cultura attraverso un balletto e attraverso un filmato. Il balletto lo abbiamo tenuto a New York e pochi giorni fa a Londra. È un balletto che ICE ci ha sponsorizzato a portare, perché è un corpo di ballo, il viaggio e l'organizzazione, il teatro eccetera hanno dei grossi costi, ma che ha dato ovviamente un'immagine dell'Italia molto molto importante, molto bella, anche perché un balletto è un'espressione meramente culturale e quindi legata alla pelle, perché poi il balletto è basato su pellame italiano, costumi fatti con pelle, dedicato alle favole in cui un oggetto in pelle è protagonista. Quindi lì ci ha aiutato a portare questo balletto nelle due città forse maggiori del mondo, sicuramente più importanti del mondo occidentale, e due città espressione di moda, di eleganza, e in più anche filmato che va da Pompei ad oggi con la voce narrante di Ricky Tognazzi, dove si celebra questa storia della pelle nell'antica Roma, nella Pompei poi sepolta dal Vesuvio, pelle che risorge 2000 anni dopo, dove a Milano, nel lusso. Quindi noi pensiamo che sia anche questo un filmato che abbiamo già cominciato a proiettare in varie parti del mondo, soprattutto in Cina, che sul lungo termine consolidi questa visione della conceria della pelle italiana come soggetto di storia, di passato, di storia e quindi di cultura. Per noi Linea Pelle è importante perché i nostri brand, e sono quasi tutti i brand italiani, hanno nella pelle un punto di forza assolutamente unico. Se lei pensa alle borse, le scarpe, le calzature e l'abbigliamento in pelle, in ognuna delle nostre collezioni sono, non solo definiscono l'immagine, ma proprio caratterizzano l'aspetto del lusso del brand. Quindi Linea Pelle diventa l'appuntamento centrale in cui tutti questi operatori, i nostri uffici stile, creativi eccetera, vengono, vedono i materiali, vedono gli accessori, acquistano le cose, le materie per il futuro. È un appuntamento unico ed importante. Con Linea Pelle è il nostro partner, quindi insieme partecipa con noi alla giornata che facciamo una volta all'anno, il Graduation Day, una giornata che facciamo per le scuole, tutte le scuole di design italiano. Partecipa con noi attivamente al nostro Fashion Hub in Piazza Gaiolenti durante le settimane della moda, a uno spazio espositivo dove presenta i nuovi giovani, i nuovi brand. Noi stessi lì presentiamo 16 nuovi brand quest'anno e Linea Pelle è lì con noi ed è a fianco a noi nel progetto sostenibilità, che è uno dei progetti più importanti che portiamo avanti e porteremo avanti nei prossimi anni insieme a Sistema Moda Italia, Linea Pelle ovviamente, Alta Gamma, Tessile Salute, Federchimica, siamo tutti un po' il sistema italiano che lavora per la sostenibilità e Linea Pelle è il nostro partner in questo discorso. Beh, la pelletteria italiana è leader, non ci sono altri modi per definirla. La pelletteria italiana fornisce l'intero sistema della moda mondiale, quest'anno abbiamo esportato oltre 10 miliardi di euro. Il fatto che l'Italia domina le tecnologie e i macchinari della pelle ed ha sempre la capacità di essere un passo avanti sui nuovi prodotti della pelle, quindi innovazione e sostenibilità della pelle, permette a tutta la filiera moda italiana di essere
sempre un po' avanti, perché abbiamo con dei cicli della creatività sempre più brevi, abbiamo capacità di concettualizzare e produrre immediatamente dei oggetti unici, innovativi, essere sempre un po' in vantaggio sugli altri. Girando per Linapelle, che ricordiamo è la fiera leader al mondo del settore, vedrete delle bellissime immagini di un'antica conceria di Pompei. Il messaggio è che l'Italia era leader 2000 anni fa nel trattamento delle pelli e lo è ancora. Nel comitato moda ci sono tutti gli attori di sistema, quindi ci sono le istituzioni pubbliche come l'ICE, il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono il Sistema Moda Italia, ci sono le grandi fiere, ci sta la Camera della Moda. Stiamo lavorando per fare in modo che ci siano dei momenti in cui tutto il mondo deve venire in Italia, e ovviamente l'occasione non è altro che le settimane della moda, attorno al quale stiamo cercando di costruire una presenza sistemica di tutte le filiere, quindi parliamo della pelle, del tessuto, il monte, parliamo dei prodotti finiti, quindi scarpe, abbigliamento, accessori, e parliamo anche del gioiello. Quindi stiamo cercando di fare un'aggregazione per creare dei momenti in cui nessuno al mondo può evitare di venire qua.